Judo Grand Prix in corso di svolgimento a Tel Aviv, seconda giornata. Nella categoria donne sotto i 63 kg, un altro oro contraddistingue il cammino degli italiani dopo quello di Manuel Lombardo. E Maria Centracchio, donna del giorno, a bissare l'impresa sconfiggendo con tecnica sumigaeshi l'israeliana Shemesh, la quale davanti al pubblico amico deve accontentarsi della medaglia d'argento. Per l'azzurra si tratta del primo titolo in un Grand Prix. A consegnarle la medaglia il presidente della federazione, Mariusz Wizer. Oggi è stato un giorno speciale, ero qui per vincere perché 2 settimane fa ho perso mio zio e non potevo stare con la mia famiglia perché stavo preparando questa competizione. Quindi oggi sono venuta con l'intenzione di omaggiarlo, è stato un momento speciale per me. Tra gli uomini sotto gli 81 kg, a sbaragliare la concorrenza ci pensa l'idolo di casa Muki, uomo del giorno, giustiziere del bulgaro Ivanov. Vittoria abbastanza agevole per lui, capace di mettere in atto un Sode Tsuri Komi Goshi contro cui l'antagonista nulla può. Falla invisibilio per il successo di Muki, il cui nome è a lungo inneggiato. Una performance assolutamente incredibile per tutta la giornata agonistica, nonostante la pressione dovuta al fatto di gareggiare davanti al pubblico amico. Agguantare l'oro al cospetto del pluridecorato Ivanov è motivo di vanto per lui. Terzo posto per il belga Chouchi e l'italiano Christian Parlati. Gli consegna la medaglia il filantropo Silvan Adams. È così emozionante vincere in Israele, questa competizione. Basta vedere cosa è successo dopo. Sono così felice di portare il mio judo qui. Le aspettative della folla, sapere che la mia famiglia era presente, la pressione israeliana, non è stato facile. Ma sono felice di aver vissuto tutto questo e aver esaltato la folla mostrando il mio judo per un'ottima prestazione. And make my judo on the best performance today. Tra le donne sotto i 70 kg invece su tutte la svedese Bernholm, che batte in finale per Ippon l'italiana Alice Bellandi, argento a fronte della brillante prova. Assolutamente raggiante la vincitrice al suo secondo oro in un Grand Prix. Terzo gradino del podio per l'irlandese Fletcher e l'olandese Van Dijk. Categoria uomini sotto i 73 kg, oro per il bielorusso Shoka, il quale sconfigge in una finale all'ultimo respiro il napoletano Giovanni Esposito, che porta comunque a casa un ottimo argento. Terza piazza per l'israeliano Butbul e l'ucraino Komula. Per chiudere, la mossa del giorno viene dal belga Chouchi, grazie ad un potente osotogari apprezzato dalla folla israeliana.